l'occasione è di quelle difficilmente ripetibili, perché consentirebbe di ottenere due risultati non da poco. Il primo, magari effimero ma sempre significativo, della rivincita dopo la bruciante sconfitta in finale di Coppa Puglia, rimediata il dì dell'Epifania. Il secondo è importante perché farebbe rima comportare un bel pezzo di Serie A2 nella città dell'olio e del sollievo, per la prima storica volta. Polisportiva Bitonto New Cup San Michele è una sfida dalle molteplici facce. Vuoi perché è la terza volta che si affrontano, il bilancio è in perfetta parità, una vittoria per parte. È la sfida tra le più forti del lotto ed è il match che potrebbe dire tanto, forse tutto, in chiave vittoria del campionato. Soprattutto se al fischio finale a trionfare a braccia alzate dovessero essere le leoncelle di mister Danilo Danisi. I tre punti in palio, lo possiamo dire, sono i più importanti della stagione. Per tutti, per le neroverdi, 45 punti in battute e a punteggio pieno, che potrebbero mandare a meno 6 le rivali di una stagione a 12 turni dalla bandiera a scacchi. Per le baresi, 42 punti, perché con una vittoria aggancerebbero la rossa e compagna, rendendo ancora più incandescente gli ultimi 3 mesi alle meritate vacanze. Ecco perché allora, domani, con fischio d'inizio alle 18, le nostre ragazze hanno bisogno di un Paolo Borsellino gremito come non mai e che le inciti dal primo all'ultimo minuto in una sfida tutta da vivere e da tifare.